storia del mondo e il tribunale del mondo. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht. Così scrive il poeta e filosofo Schiller, mettendo a tema nei suoi versi l'essenza stessa di quella che è definita genericamente come filosofia della storia, Geschichtsphilosophie. La filosofia della storia è il tentativo di comprendere l'essenza del corso storico, ovvero sia il tentativo di avventurarsi al di là dell'accadere rapsodico ed episodico degli eventi per cogliere ciò che soggiace ad essi, il senso immanente della trama storica, il senso che anima la sequenza degli accadimenti e che permette di individuarne un senso, tale da restituire un significato anche ai singoli eventi che costellano l'accadere, che costellano l'ordo temporum. In questo senso, la filosofia della storia si distingue dalla storiografia in ragione del fatto che se la storiografia restituisce i singoli accadimenti, cataloga e racconta in maniera evenemenziale gli accadimenti, la filosofia della storia utilizza gli accadimenti come via per giungere al senso profondo dell'accadere storico. La domanda che pone il filosofo della storia riguarda il senso nascosto al di là degli accadimenti e in grado di rendere conto anche dei singoli accadimenti come dispiegamento coerente con la sequenza storica. Il filosofo della storia si pone la domanda sulla che fine, quale sia lo scopo dell'accadere storico, quale sia l'orientamento teleologico dell'accadere storico in vista di quale meta esso proceda, meta che poi permette anche di restituire un senso, se si volge retrospettivamente lo sguardo alla sequenza storica, ai singoli accadimenti che l'hanno costellata. Ecco, dire che vi è un senso immanente all'accadere storico e che dunque non è l'accidentalità a reggere l'accadere storico, significa perciò stesso riconoscere che vi è un senso, un significato, un senso di giustizia anche nell'accadere storico. Per questo Schiller può sostenere che la storia del mondo è anche il tribunale del mondo, ovvero sia che nella sequenza storica, nell'accadere storico che si dispiega lungo l'asse mobile della storia, si dispiega perciò stesso una giustizia immanente, una giustizia proiettata nel senso stesso della storia, nella sequenza storica. In questo senso potremmo dire con Schiller, che questo mette a tema la filosofia della storia nella sua essenza generale, che la filosofia della storia ha come proprio obiettivo esattamente quello di individuare un senso nell'accadere storico, una giustizia immanente, o come dice Hegel, mostrare come alla fine non sarà il male ad avere la meglio, ma come invece, tramite un confronto serrato che si dispiega nella storia fra bene e male, sarà il bene a trionfare.